Da diversi giorni ormai sui social girano fotografie sulle reali condizioni del civico cimitero proprio di Gran Michele. Abbiamo voluto stamattina, domenica 23 agosto, venire a constatare proprio la situazione e documentare con le nostre telecamere le immagini affinché anche la nostra segnalazione possa essere girata agli uffici competenti per poter provvedere in un tempo quanto più celere possibile a una manutenzione straordinaria proprio dei viali e del verde all'interno del civico cimitero del comune di Gran Michele. Seguiteci con le immagini. All'interno del civico cimitero di Gran Michele sono presenti tre aree comuni, come vedete alle nostre spalle. Ecco, questa è la situazione attuale. Sappiamo benissimo che essendo aree comuni sarebbe di pertinenza di ognuno di noi provvedere alla pulizia, ma effettivamente la situazione forse sta sfuggendo di mano. Vi invito a seguirmi con le telecamere. Giustamente è anche problematico camminare, come vedete le piante arrivano ad altezza d'uomo, sia all'interno di questo dovrebbe essere un viale di percorrenza centrale e sia attorno proprio alle lapidi. È realmente pericoloso camminare, avventurarsi per poter visitare i defunti, per poter anche mettere semplicemente un fiore. Sono veramente alte le erbacce che all'interno di quest'area. Ora ci sposteremo nella seconda area comune per vedere un po' la situazione com'è. Questa è la seconda area comune, sempre all'interno del civico cimitero di Gran Michele. Penso che l'immagine di questa siepaiuola parli da sé, come vedete anche dalle immagini fornite dal nostro operatore. Non sappiamo se qui sotto o qui in mezzo ci sia una lapide, ma pensiamo che questo non sia momentaneamente accettabile. Camminando ancora tra i viali del cimitero di Gran Michele, vediamo che la situazione continua anche nella terza area comune. La presenza di erbacce alte, una mancata manutenzione si vede anche in quest'area. Ma non interessa solo le aree comuni, anche questo interessa proprio i viali. Ed è proprio la situazione della nuova area del cimitero che preoccupa, ed è proprio quella l'area che molti cittadini hanno segnalato per la presenza abbondante di erbacce. Andiamo a vedere.
Siamo usciti dal cimitero per percorrere la strada che costeggia proprio lo stesso. Non cambia la situazione. La presenza di arbusti rende anche pericoloso il passaggio anche con le macchine, figuriamoci a piedi. Questa nostra segnalazione, realizzata oggi proprio domenica 23 agosto, verrà girata agli uffici competenti affinché possano mettere in atto tutti quegli atti per poter dare una manutenzione straordinaria o una pulizia al cimitero di Gran Michele e proprio anche alle aree circostanti. Non dimenticate che potete sempre segnalarci delle vostre fotografie, delle segnalazioni proprio di voi cittadini attraverso il nostro servizio WhatsApp.